estamos en la semana 38 y está nevando otra vez, parece. Primavera irlandesa. Hola a todas. Bueno, estamos terminando hoy un día muy bonito porque fue, como pueden ver, el baby shower de María Julia que nos organizó mi muy querida amiga Alejandra, a la que estoy muy estamos muy agradecidos porque todo salió súper bonito. Y bueno, hoy estamos casi a la mitad de la semana 38 y les hago ver la panza. Ahí está, una, frente y del otro lado. ¿Sí? Pues ya. Hoy estamos como estos últimos días sin tener muchos cambios en los síntomas. El doctor nos ha dicho que ahora sí estamos ya listos para que en cualquier momento pueden hacer. Faltan todavía, la fecha de nacimiento es hasta el 8 de marzo, así que de aquí a allá puede pasar ya cualquier cosa, lo que nos pone muy muy ansiosos. Ya ni siento tantos síntomas así mal, solo estoy ya desesperada porque nazca. Oh,
one finger. No. Just one finger. Ciao a tutti, ciao. Siamo finalmente arrivati alla 38ª settimana di gravidanza. La pancia mi si vede bene, si vede benissimo, è bella rotonda. ci mancano ormai quanti giorni? Meno di 15 giorni. In teoria programmata per l'8 marzo. Sì, siamo molto contenti perché adesso veramente sentiamo, sai, l'ansia, si dice? Di avere già la bambina con noi. E oggi anche abbiamo fatto, bueno, una nostra amica ha fatto il baby shower per Maria Giulia. È una festa, diciamo, che ha origini americane. Sì, è stato molto bello tutto. Che si fa un po' prima della nascita del bambino o della bambina, per festeggiare. Sì. Anche perché dopo sarà difficile i primi giorni. Allora, i sintomi? Niente. Sembra solo il bruciore di stomaco, come hai detto prima, la mancanza dell'aria. Non si dorme. Non si dorme neanche, devo dormire seduta. Ma tutto questo non è importante adesso. Solo vogliamo che lei stia comoda e tutto pronto. Infatti la dottoressa ha detto che, come si dice, è già in posizione per uscire. Al momento ci ha detto che si può solo girare, può solo ruotare, in teoria non si dovrebbe ribaltare il giorno prima o il giorno del parto, speriamo che non succeda. Perché io voglio avere un parto naturale, allora tutto sembra a posto per averlo. Sì. Sì? E basta. Io non mi esprimo. Anche a me piacerebbe avere un parto naturale. Sono molto contenta perché mi hanno detto che lui può essere lì con me nel momento del parto e anche ha la possibilità di poter tagliare il cordone umbilicale. Però devo chiedere. Vediamo. Comunque, è una possibilità, allora va benissimo. Che altra cosa? Che abbiamo fatto l'ultima. Abbiamo avuto l'ultima lezione. Prenatale, poi. Ci saranno le lezioni dopo il parto, no? Adesso siamo come si dice, esperti? Siamo esperti. Esperti in tutti questi esercizi di respirazione per la rilassazione. Per rilassarci. Per rilassarci. Anche io devo fare esercizi. Ovviamente. Sì, verrà quel giorno se riusciamo a farli. Vabbè, quello è tutto.